Shell. Con il tutto a un euro, il tuo euro vale di più. 1000 prodotti a solo un euro. Come fermarsi un momento di prima mattina. Vaso diametro 10 centimetri. Momento in cui ecco i bioritmi sono bassi o intorpiditi. La cucina, una pulita, per raccogliere le idee e scrivere verbalmente il mio editoriale quotidiano prima di andare al lavoro. Con l'igiene di Vicinet e acquistando due prodotti Vicinet puoi vincere ogni mese una. In questi giorni sono combattuto da un dilemma filosofico, quello di coniugare bisogna mantenere concetti affini al buddismo, quali la, ma non se avete Volkswagen Caddyvan che con la trazione, come dire, vi offre una buona predisposizione verso il prossimo, la concentrazione. Che stavo dicendo? Quasi la prima regola per l'essere compassionevoli. Ecco, questo è il termine adatto. E il doversi difendere da chi questo atteggiamento lo interpreta non come una forza interiore, ma come una specie di forma di sottomissione, come una sorta di senso di inferiorità, no? E quindi questo dilemma è veramente tragico e secondo me attraversa anche la vita di molte persone che credono nei valori cristiani e vorrebbero applicarli al loro vivere quotidiano, ma si trovano invece ad affrontare una sorta di guerra di bassa frequenza quotidiana in cui tutti sono contro tutti, nell'arrampicarsi sempre più in alto alla ricerca di un posto migliore da occupare nella società, da occupare nell'azienda e quindi per molti anche nella società, da occupare nella scala sociale, da occupare nell'immagine che si fornisce esteriormente. Ieri sera ho visto un film su YouTube sullo Zen e su Dogen, che è una sorta di monaco giapponese che voleva portare lo Zen, ossia il vero buddismo, dalla Cina al Giappone. Mi ha colpito una risposta che lui aveva dato quando gli avevano chiesto quali fossero gli insegnamenti veri del vero buddismo. E lui aveva detto: gli occhi sono orizzontali, il naso è verticale. Voleva dire, secondo me, ognuno deve trovare la propria vita al modo di combattere la sofferenza del vivere. Ognuno deve trovare la propria via al modo di combattere la sofferenza del vivere. Buddha ha tracciato una strada, ma non è detto che non ce ne siano altre. E non è presunzione essere sempre alla ricerca di quella giusta, di una nuova, perché non ce n'è in realtà una nuova, ce ne sono milioni di vie e ognuno di noi, che è un universo a sé stante, deve cercarla, fondarla e applicarla a se stesso. Il messaggio mio di oggi vuole essere di positività e di speranza. Alla fine, in tutto questo combattere, in tutto questo arrampicarsi socialmente, in tutto questo credersi migliore degli altri, non resterà altro che un'anima vagante per l'universo alla ricerca di nuovi corpi a cui abbarbicarsi per rivivere in futuro una scalata che, se riguarda la conquista, diciamo, di una posizione migliore dal punto di vista materiale, non potrà appagare la sete di migliorare se stessi che quest'anima serba in sé. Bene, dopo questo editoriale filosofico e dopo aver per l'ennesima volta dispensato perle ai porci, come dicono alcune mie amiche e amici, vi saluto e firmo anche questo taccuino
di oggi con la mia immagine finale.